Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Altro pronostico, come avevo promesso nello scorso, di Inter-Fiorentina. Adesso tocca a Roma-Juventus o Roma-Piemonte-Calcio, come vogliamo metterla, non so. Sarà uno degli ultimi pronostici con la Roma, se non proprio l'ultimo, perché sappiamo che da FIFA 21 la Roma non ci sarà più. Sono uscite delle news, non ci sarà la Roma, non ci sarà la Juventus, non ci sarà lo Spezia, non ci sarà il Crotone, insomma, ci saranno, ma saranno non licenziati. Non ci sarà la Serie B. Prima volta nella storia di FIFA che un campionato viene rimosso, è il nostro. E non ci sarà la nazionale italiana, quindi ragazzi, un duro colpo al nostro calcio, oltre al fatto che non ci sarà neanche lo stadio olimpico, perché appunto la nazionale italiana non gli ha dato il consenso. Detto questo ragazzi, vi invito subito a lasciare like e iscrivervi. Domenica sera allo stadio olimpico si giocherà Roma-Juventus. Dopo la Roma, la sua, diciamo, figuraccia, se vogliamo chiamarla così, alla prima partita col Verona. Figuraccia perché è vero che si tratta di un errore dell'amministrazione della Roma, ma veramente non si può a questi livelli fare un errore del genere, e anche i tifosi romanisti lo hanno ammesso, anche loro ovviamente. E quindi la Roma ripartirà da zero punti in classifica. La Juventus che ne ha già tre, dopo il 3-0 rifilato alla Sampdoria, e ho cercato di fare le formazioni seguendo appunto le probabili formazioni, perché giocheranno domani, il video uscirà sicuramente domenica, e quindi ho cercato di seguire le probabili formazioni. Tra l'altro c'è Frabotta che dovrebbe esordire a titolare della Juventus, e quindi mi sono pure messo lì a crearlo, pensate voi. Allora, dovrebbero adesso uscire le formazioni. Novità nella Roma, ci sarà Pedro e Dzeko da titolare dopo che col Verona è partito dalla panchina, da quel che mi ricordo. Ora vado a controllare, ma penso che sia così. Infatti, anzi, non è proprio entrato, è in panchina ma non è mai entrato. Tanto sto guardando la Bundesliga perché mi sta giocando per la schedina il Borussia Dortmund, che sta perdendo con l'Asburgo, e il Mönchengladbach che mi sta pareggiando con l'Union Berlino. E niente, Mirante nella formazione della Roma con Kumbulla, Ibañez, Mancini, Spinazzola, Pellegrini, Veretout, Santon, Mkhitaryan, Pedro e Dzeko davanti. Nella Juventus, Szczęsny in porta, Chiellini, Bonucci, Danilo, Frabotta, McKennie, Rabiot, Cuadrado, Ramsey, Ronaldo e Kulusevski. Una certa pericolosità in attacco. Partiremo noi con la Roma. È la Roma a giocare il primo pallone della gara. C'è questa palla per Cuadrado. La domestica bene Cuadrado, mette dentro Mancini. Bravo Spinazzola. Vediamo cosa inventa ora. C'è Kulusevski destro fuori. Mi sono messo a manetta della Roma. Allora, qualcuno magari potrebbe pensare che abbia arrabbiato la partita, ma non è così. Sinistro di Kulusevski fuori di veramente poco. E si riparte da Mirante, la Juventus che si fa pericolosa. È già la seconda volta. Attenzione a Kulusevski, però è fuori gioco. Fuori gioco di Kulusevski. Attento l'assistente. Aveva fatto netto, tutto bene, netto, ma è netto, arrivata netto, la segnalazione netto, dell'assistente. Può concludere il gol. Ottimo recupero. Ora di Mancini, McKennie. Ronaldo, questo è gol. Gol di Rabiot. Gol della merda. Oddio, c'era da aspettarselo in effetti, da come stava giocando la Juventus. Il portiere qui. Erroraccio di Mancini. Veramente assurdo. Si riparte 1-0 per la Juventus, che diciamo che sulla carta non sarebbe poi così scontato. Attenzione, tiro Mirante in angolo. Sul tiro mi sembra di Kulusevski ancora.
lasciato battere da questa conclusione. No, ma dai, non ci credo. Magari adesso anche gol. Buona lettura sul cross. Spazio. Pellegrini. Grande recupero, attenzione. Pellegrini dentro! Che parata di Szczęsny, non ci credo. Che parata! Si riparte dalla linea di fondo. L'arbitro lascia giocare in buona posizione per il cross. Pellegrini. Occhio a Mkhitaryan. Mkhitaryan debolissimo. Szczęsny blocca. Santon dentro, cosa ha preso Bonucci? A Roma che ci prova, ma non ci riesce. Ramsey, parata di Mirante. Non riusciamo veramente a venirne fuori, non riusciamo a venirne a capo. Tiro via fuori Mancini. Va dentro da Bio Mirante, mette fuori. Attenzione a CR7. Ci riprova. Ci ha provato. Niente ragazzi, Cristiano Ronaldo non lo butti giù, non lo butti giù. Pellegrini. Mkhitaryan, Szczęsny ancora, è insuperabile. È insuperabile Szczęsny oggi. Ma in realtà lo sapevamo già dalle carriere che abbiamo fatto. Dybala. Pallone interessante di Dybala. Dybala, gol. Gol di Arthur. 2-0, ragazzi. Finito. Gol di Arthur e noi abbiamo tirato, ci abbiamo provato. Forse avremo un tiro in meno in porta rispetto a loro? Forse? Ma ci sono alcuni portieri bug. Zecco! 2-1, un kick off glitch. 81esimo, buon diagonale. Tra l'altro, penso il tiro più parabile che ci fosse tra tutti non l'ha preso. Questa cosa è molto strana. A trovare il gol. Faccio aumentare Kluivert per Pellegrini perché è fondamentale saper sfruttare anche l'unica occasione che ti capita. Punteggio cambiato, ora siamo sul riso a vedere Matteo Barzagli quanto manca al termine della gara. 5 minuti al 90esimo. Occhio al pallone. Kluivert dentro. Dzeko! Fuori di nulla! Sfiora il pareggio Edin Dzeko. Sul filtrante dell'appena entrato Kluivert. La cosa che mi stupisce è perché non abbia tirato di destro. Bah. Forse lo fanno a po'. Ragazzi, finisce qua con un contropiede andato. 2-1 per la Juventus, risultato che secondo me ci può stare benissimo. Non ha brillato la Juventus, non ha brillato la Roma. Forse la Roma meritava qualcosa di più, a dire la verità, secondo me. E io ormai ho capito che Rabiot è quello che te la mette in quel posto più di tutti. Tiri in porta. 5-8. Ci sta, ci sta. Detto questo, ragazzi, se riesco a fare tutto, ci vediamo domani con una bella partita di Premier, ovvero Liverpool-Arsenal. Io intanto vi ringrazio. Lasciate like e iscrivetevi, come vi chiedo sempre. E ci vediamo o domani o comunque infrasettimanale per altri pronostici. E vi ricordo che se si iscrive non muore mai, nemmeno Call of Duty Modern Warfare 2 che è uscito il primo episodio giusto ieri. E vi ringrazio. Ciao a tutti e grazie.